Eccoci, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, martedì, no, che martedì, mercoledì 3 febbraio. Vediamo subito quali sono le notizie fondamentali della giornata. Beh, le sapete già, ovviamente, tutti quanti i giornali ovviamente titolano sull'incarico dato dal Presidente della Repubblica Mattarella. Avverrà oggi a mezzogiorno a Mario Draghi, ex capo della Banca Centrale Europea, ex uomo forte del Ministero del Tesoro. Insomma, sapete bene Draghi chi è. Ci sono tutte quante le ricostruzioni, Daniele Manca, tutti che ricordano la sua scuola dei gesuiti, gli incontri con padre Rozzi, che era uno dei grandi pretoni del Massimo, appunto la scuola dei gesuiti, i suoi rapporti con la finanza internazionale. Insomma, nei prossimi giorni ne avremo una caterva. Oggi però è il giorno in cui Draghi ha accettato e ci ha liberato dal governo Conte. Non è, no, accettato, è stato più o meno incaricato e ha liberato dal governo Conte, che a questo punto è fregato dal punto di vista tecnico. È l'unico dato positivo per cui ci mette di buon umore questa mattina. Ovviamente lo sapete come la pensiamo noi con la zuppa. E finisce il governo Conte, finisce il governo Casalino, finisce il governo di Bonafede al Ministero della Giustizia. Cosa ne dicono oggi i giornali? Il Colle chiama Draghi, il Corriere della Sera, asettico. L'ora di Draghi, Repubblica. Forza Italia valuta il sostegno. È l'elemento in più fondamentale che Draghi avrebbe rispetto al governo Ciampolillo che stavano facendo prima, cioè che Forza Italia su Draghi potrebbe starci. E devo dire la verità che il primo titolo da leggere alla luce di questa dichiarazione è ovviamente quella del giornale di Sallusti, anche mio fino a prova contraria, ma sicuramente quello di Berlusconi. E il giornale oggi titola Finalmente Draghi. E, insomma, c'è da pensare che con un titolo di questo tipo oggi al Quirinale, e non solo al Quirinale, anche Mario Draghi pensano di avere un pochino di supporto in più dal partito che fino ad oggi non sarebbe entrato con Conte, ma evidentemente con il presidente Draghi ci farebbe su un pensierino. Ma ciò ci dice e fa una prima nota politica per andare a vedere poi tutti quanti i commenti sul giornale, che dice: beh, però insomma, sì, sconfitto Draghi, scusatemi, sconfitto Conte, sconfitti tutti i suoi alleati, ma la cosa fondamentale è il Partito Democratico. Cioè, questi cazzoni del Partito Democratico sono rimasti su Conte, sono rimasti su Conte fino alla morte del Conte. Ma insomma, come gli è venuto in mente? Ma come si può essere così sciocchi dal punto di vista politico? Dice Macioce, sembra un pachiderma flaccido e impantanato nella sabbia, così definisce il Partito Democratico Vittorio Macioce. Massimo Franco oggi dice: beh, insomma, si tratta di un antidoto potente, quello di Draghi. Non è che ha tolto dal cappello una persona qualsiasi, il Presidente della Repubblica. La colpa è di Renzi. Se tale si può definire la colpa, forse per il giornale unico del virus è una colpa aver tolto Conte, per alcuni di noi invece è stata forse la mossa più intelligente che si potesse pensare e la migliore di Renzi negli ultimi anni. Ma dice Franco che al limite della irresponsabilità è stata la mossa di Renzi, cioè una critica a Renzi, anche se, dice Franco, bene Draghi ovviamente. Ma cosa è successo davvero in questa notte? La Preziosi sul Domani ci spiega cosa è successo. In realtà non si sono messi d'accordo sulle poltrone, ovviamente. Renzi poteva accettare un Conte Ter solo se gli faceva un mazzo così, e cioè voleva il ministro delle infrastrutture, il ministro del lavoro, voleva mandare la Bellanova dall'agricoltura al ministro del lavoro. Altro che Fabrizio Roncone diceva che aveva mollato la Bellanova era candidata da Renzi al ministero del lavoro. Gli unici che erano disponibili a perdere diciamo, l'unico ministro che i grillini potevano perdere erano dell'inutile Catalfo, che sostanzialmente era come far governare la CGIL, aggiungo io. Poi hanno anche litigato sulla giustizia, perché lì c'è questa assurda norma e riforma di Bonafede, di cui ce ne siamo liberati adesso, spero, per sempre. Bonafede tornerà con Conte a, purtroppo, insegnare agli studenti. Conte, non Bonafede, perché immagino che lui non possa insegnare, uno che non sa la differenza tra 416, 41 bis, colpo e dolo, è difficile che possa fare professore, anche se può fare il ministro. Evidentemente la rottura si è fatta sui nomi. L'altro grande problema era quello di Gualtieri, che non tutti volevano, e anche su Gualtieri, beh, è stupenda poi questa posizione, oggi qualcuno la dice: proprio ieri quel genio incredibile del presidente della Confindustria, che fa in una maniera inusuale, oggi non so chi è che lo nota, adesso ve lo dico, beh, insomma, quel genio del presidente della Confindustria dice: noi vogliamo Gualtieri
Gualtieri, mortacci, un fenomeno, esattamente una cosa che qualcuno dice, non so chi, non si era mai vista dai tempi, non so, dell'accordo con l'AMA, che un presidente della Confindustria facesse questa roba qua, e con Draghi non funziona così, le lobby stanno a casa loro, Draghi va avanti e va per la sua strada, c'è poco da pensare, pensate un po' voi, Bonomi, tra l'altro un presidente della Confindustria per mancanza di altri lavori nella vita, come voi ben sapete. E poi scusatemi, l'altra cosa straordinaria è non soltanto Bonafede, non soltanto la Catalfo, non soltanto Bonomi, ma all'interno in realtà del ragionamento, dicono in retroscena oggi, che faceva Renzi, era molto semplice. Ma scusatemi, ma voi mi dovete spiegare, io ho fatto cadere il Conte, fate il Conte Terra e tenete ministro dell'economia, ministro della giustizia, ministro degli esteri uguali, ma che cosa è cambiato? Per cambiare due scartine, insomma, abbiamo fatto tutto sto casino. E quindi sostanzialmente è una grande vittoria di Renzi da questo punto di vista. Il partito del 2%, sì, ma perché oggi i grillini sono forse un partito del 30%? Io non riesco a capire perché nessun giornale questo non lo dica. Cioè, i grillini hanno il 30%, Renzi ha il 2%, ma i grillini in realtà oggi, se si dovesse andare a votare, quel 30% l'hanno almeno dimezzato. E allora con questa logica dovrebbe comandare Salvini e Meloni, che hanno insieme il 40%. Evidentemente quello che conta sono i conti vecchi e i parlamentari di oggi, in una democrazia parlamentare. E Salvini è intervistato al Corriere della Sera e è un po' più aperturista rispetto a quanto è stato a Quarta Repubblica, perché ci dice, ci deve dire che cosa vuol fare Draghi e su quello noi decideremo che cosa fare nei suoi confronti. E Verderami, in un suo retroscena oggi sul Corriere della Sera, dice che una parte dei leghisti, e soprattutto l'anima di Giorgetti, dice che si potrebbe dare un appoggio a Draghi. E sapete perché? Perché ci sarebbe una legittimazione internazionale della Lega, pronta poi a vincere le elezioni e quindi avere un rapporto internazionale. Non pensate che americani e cinesi in questa partita non siano entrati. Guarda caso, cade Trump e cade Conte, ma questo è un altro discorso. Quindi ci sarebbe una legittimazione internazionale della Lega, potrebbe sedersi al tavolo delle riforme che si faranno, si spera, nei prossimi mesi, e poi soprattutto potrebbe contribuire all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Che succede al Movimento 5 Stelle? Si spacca, anche perché non essendo nulla il Movimento 5 Stelle, spaccare il nulla vuol dire semplicemente avere una sorta di liquefazione di un partito in cui ci sono Crimi, Di Battista, Villarosa, sottosegretario, quello che voleva dare 5 milioni a Mediocredito Centrale sperando di fare una leva da 500, cioè i geni della finanza, voi immaginate come possono convivere con Draghi. Beh, insomma, questo partito qua si spacca. Una parte di questi, quella forse più ragionevole, è quella che ieri cercava di far capire, oggi fa un'intervista a Emilio Carelli, prendi se ne va, un signore che ha fatto il mio lavoro per tanti anni, è una persona normale, perché ci sono tante persone normali all'interno del Movimento 5 Stelle, ma molti di loro sono anche anormali, non perché sono normali in sé, ma perché sono diventati parlamentari senza sapere neanche per quale motivo lo sono diventati. Comunque il Movimento 5 Stelle si spacca, ci sono i governativi che ovviamente vogliono stare con Renzi sperando di fare ancora i sottosegretari, e ci sono quelli che invece, duri e puri, non volevano stare con Renzi, figuratevi un po' voi con Draghi. Come reagisce Travaglio? Rosica! Oggi sapete qual è il titolo di Travaglio? Renzi ci regala la mucchiata. Beh, perché invece quella di prima che cos'era? No, scusatemi. Cioè, se questa è la mucchiata, quella di prima che era? Un'orgia canora in cui c'era Ciampolillo, Mastella, tutti dentro. Questa invece diventa la mucchiata. Il presidente di questa mucchiata è Draghi, mentre quella prima era l'amichetto di Travaglio Conte, e allora andava tutto bene. Quindi, insomma, è stupendo, e la tesi di Travaglio è una specie di capolavoro della incapacità di comprendere la politica. Dice, sapete che deve fare Conte? Sentite voi dire, PD, Movimento 5 Stelle e LeU, secondo Travaglio, viene da ridere per proprio l'incapacità di avere lucidità nel momento in cui si perde, devono dire di no, devono rinviare Conte alle Camere, e così se Conte viene sfiduciato, che sfiduciato, toc toc, non c'è più un Conte, andare ad elezioni. Quindi vuole sempre evocare, capito, il fumetto sotto il culo di quelli che perderebbero il posto di lavoro. In realtà è uno scenario che, come vi è del tutto chiaro, è morto, così come le teorie di Travaglio hanno ucciso Conte e i suoi amici. Quindi noi dovremmo in fondo essere grati a due personaggi fantastici, Renzi, che ha fatto cadere questo governo, e Travaglio, che gli ha dato i consigli sbagliati e quelli ci hanno pure creduto.
Cos'altro? Ah, ecco, molti dicono che farà ora Conte. Beh, ci sono poi cose fantascientifiche su Conte, però la cosa fondamentale è che Conte non si arrende e pensa alla sua lista. Andiamo a vedere cosa succederà alla sua lista, ovviamente. L'altra cosa che è, diciamo, il tassello mancante, perché no, le elezioni. Intanto, se volete il discorso sul Corriere della Sera del Quirinale, ve lo trovate, perché è lo sbocco poi più naturale. Adesso parliamoci chiaro, io sono, ne ho parlato anche in Quarta Repubblica, penso che Draghi sia il miglior candidato alla presidenza del Consiglio in questa fase, ma perché non andare alle elezioni? Beh, e non è accettabile, voglio dire, con tutto il rispetto alla tesi di Massimo Franco, che sarebbe stata una deriva elettorale. Non c'è mai una deriva se si va a votare, e gli italiani hanno ben diritto di votare, soprattutto dopo tanti anni che votano e non vengono rispettati i loro voleri. Però questo è anche un po' il limite di andare a votare, cioè il rischio è che si va a votare e che poi dopo se ne fottono completamente di quello che noi votiamo. Il Presidente della Repubblica dice, facendo il suo discorso, che sarebbero passati 4-5 mesi prima che si possa insediare un altro governo. È vero, così è avvenuto nelle ultime due legislature, 4 mesi nella penultima e 5 mesi nell'ultima, in cui veramente era un casino, nessuno si metteva d'accordo. Però vi dico la verità, tutto vero, tutto giusto, tutto quello che volete voi, però insomma si poteva inventare un modo alternativo, un governo di scopo che facesse due o tre cose ora e poi dopo e nel frattempo fare le elezioni. Altre cose, guardate, l'ultima altra cosa di oggi che vi segnalo è salta la biografia di Casalino. Sì, salta la biografia di Casalino. Allora io dico, ma Casalino ha fatto una biografia, ma chi è? Napoleone! Io non so se Draghi ha fatto una biografia e ne ha fatte di tutti i colori, ma quello si è messo a fare la biografia. Ma questi hanno perso completamente il lume della ragione. La biografia di Casalino è saltata comunque. Se c'era qualcuno che voleva comprare la biografia di Casalino, non può farla perché non so per quale motivo sia saltata. Nel frattempo, due informazioni di dettaglio che poi sono i veri temi: i vaccini, la Lombardia vuol far da sé. C'è stata una conferenza stampa ieri di Bertolaso e della Moratti, ma la cosa incredibile di questa vicenda dei vaccini della Lombardia è quello che ha detto Bertolaso, che ha chiesto a due o tre persone di Roma se potevano, ex che lavoravano con lui alla Protezione Civile, per dargli una mano qua a Milano, e gli ha detto no, perché se vengono da te tu sei nemico del governo. Questo è il tipo di atteggiamento che c'ha Roma con la Lombardia, zone gialle, zone rosse. Ecco, l'altra cosa fondamentale, se arriva Draghi, bisognerà veramente capire e sperare che non sia vittima della dittatura sanitaria, diciamo opinionista, che c'è in questo momento. Libero dalla Roma, boicottano la Lombardia, è il titolo che riguarda Bertolaso. Ultima notizia: Ursula in realtà è criticata da tutta Europa. Il Corriere della Sera porta alcuni degli elementi per cui la criticano, però il punto fondamentale è che Ursula sarà pure criticata da tutti quanti, ma i giornali italiani ancora sono innamorati di questa Ursula, che non ne ha combinata una giusta sui vaccini e peraltro neanche una giusta sulle ritorsioni, perché questa minchiata che ha fatto, come ricorda oggi il Corriere della Sera, anche se la mette in un contesto, diciamo, così poco critico, così amichevole, è di far finta che non mandava i vaccini in Inghilterra e poi si è dovuta rimangiare. Beh, insomma, è una bella figuraccia. Ti do un saluto, ci dovremo riaggiornare perché oggi, dopo Draghi, vedremo come si muoverà questo pachiderma che si chiama istituzioni italiane. Ciao.